È venuto a trovarci, veramente l'abbiamo un po' ricercato, l'abbiamo un po' tartassato, però è tornato un amico qui con noi, Giulio Bino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori, dell'Ordine dei Notai, soprattutto un caro amico con cui ci piace parlare di libri e di cultura. Giulio, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito, come sempre sono molto contento di essere qui con voi. Sei passato solo oggi o immagino che magari un salto tra giovedì, venerdì, sabato, domenica tu lo abbia fatto o sei stato rapito da altri impegni istituzionali? Per la verità sono stato qui sempre. Sempre? Sempre, tranne il giorno di sabato, perché sabato avevo un impegno notarile e il divertimento è stato questo, tanto per raccontarvi come sono le giornate. Sono uscito di qui alle 7 di sera. Ho preso un treno che mi ha portato a Bologna. A Bologna ho fatto un cambio ad Ancona. Da Ancona in auto sono andato a Grottammare. Sono arrivato a Grottammare alle 2. Al mattino ho presieduto un convegno che è finito alle 15. Alle 15 ho preso un treno e sono tornato a Torino. Devo tornare a casa, che è il Salone del Libro. Esatto. Devo tornare a casa, che è il Salone del Libro. Perché il Circolo dei Lettori al Salone Internazionale del Libro è a casa. Assolutamente sì, noi siamo diciamo il braccio culturale del Salone del Libro, siamo il canale attraverso cui arrivano i finanziamenti, unitamente quest'anno per la prima volta alla Fondazione per la Cultura del Comune di Torino. Quindi sostanzialmente abbiamo l'Associazione Torino Città del Libro che si occupa della parte logistica di tutto questo che vedete a livello di stand. La direttrice, la nostra ormai a pieno possesso del suo ruolo, Annalena Benini, e poi le due fondazioni, una per la regione e una per il comune. Anche perché con le iniziative del Salone Internazionale del Libro ci è capitato molte volte di parlare di Salone Off, Salone 365, tutte le iniziative che fanno nelle scuole che qua sono rappresentate nella scenografia di fronte a noi, vi è però comunque solido e costante un Salone del Libro 365 che è l'attività culturale del Circolo dei Lettori, perché quegli autori di cui qua fai la coda per entrare nelle sale 365 giorni all'anno nella sede di Torino, oppure io non la sottovaluterei perché sennò rischia di passare nella sede di Novara, incontrano i propri lettori negli splendidi locali del circolo. Assolutamente sì, gran parte degli autori che abbiamo avuto presenti qui sono passati o passeranno anche dalle sale del circolo. Annuncio una cosa, perché tu hai detto bene, non sottovalutiamo la sede di Novara, ma la chicca è che domenica inauguriamo la sede di Verbania, quindi ci espandiamo ulteriormente. Non è raro quando si parla di libri e di Torino guardare la gente, soprattutto che arriva da fuori, che ti guarda con un senso di invidia o di rassegnazione dicendo ma voi, dici, quell'autore, sì, l'ho intervistato, sì, sono andato a sentirlo al Circolo dei Lettori, sì, l'ho trovato al Salone del Libro, eccetera, e ti dicono, però voi a Torino avete il Circolo dei Lettori. Dal punto di vista culturale questo è una luce importante da tenere accesa e forse non se ne comprende appieno l'importanza del lavoro culturale che viene fatto ogni giorno. Qualche volta anche noi abbiamo quell'impressione, effettivamente, perché dunque quest'anno il Circolo dei Lettori è diventato maggiorenne perché ha compiuto 18 anni e io credo che questi 18 anni in continua crescita e essendo riusciti a superare quei 2 anni terribili del Covid in cui il nostro palazzo, le nostre sale erano costantemente vuote come quelle di tutti, ha portato un valore aggiunto veramente alla cultura di questa città. Tu pensa che io credo che non esista oggi autore o casa editrice che nel momento in cui esce un libro nuovo non voglia farlo passare dal Circolo dei Lettori. Quell'appuntamento qualche volta viene replicato a Novara e spero, d'ora in avanti, quando sarà possibile, lo replicheremo anche a Verbania. Verbania è una casa del tutto nuova con, come dire, delle aspettative nuove, perché è sul lago, in un'altra sede aulica stupenda, e la cosa che pochi conoscono è che Verbania, a partire da adesso, dai primi di maggio
fino a metà, fine ottobre, praticamente raddoppia o triplica la sua popolazione, perché i turisti sono veramente una ricchezza enorme di quella zona. E molti transfrontalieri, perché anche arrivano... molti transfrontalieri, ma moltissimi comunque di lingua italiana. Quindi noi siamo molto fiduciosi, c'è un'amministrazione comunale che ci sostiene moltissimo, che crede davvero nel progetto circolo, l'abbiamo chiamato il circolo va al lago, e comunque è un altro modo per occupare un pezzo di territorio. La mission che in qualche modo il nostro presidente della regione adesso in campagna elettorale mi aveva richiesto era quella di cercare di espandere l'attività del circolo su tutta la regione. Non è facile, perché ogni attività comporta un esborso economico e i finanziamenti non sono facili da ottenere, ma ci stiamo provando e ci stiamo anche riuscendo. Ti lascio andare agli impegni istituzionali, perché sappiamo che la conferenza stampa è vicino ed è prossima, però siamo uno stand dedicato insieme con Camera di Commercio, giovani imprese per costruire il futuro, legato al circolo, legato al salone, legato alle altre attività istituzionali che porti avanti. Il bello del circolo, il bello di questa esperienza, le parole, il pensiero, come renderli sempre più accessibili e rompere ogni barriera che a volte rischia di dividere il mondo degli adulti nel mondo dei giovani. Ma guarda, io credo che questa edizione del Salone abbia dimostrato più che mai quanto in realtà i giovani siano avvicinabili ai libri. Abbiamo avuto, non abbiamo ancora una statistica, ma la sensazione è quella di aver avuto un ulteriore abbassamento dell'età media del pubblico del Salone. Credo che molto sia dovuto anche a BookTok, perché TikTok sappiamo che esercita sui giovani un'influenza straordinaria, ma un'influenza positiva, e credo che davvero se attraverso queste esperienze insegniamo a loro il valore della condivisione, il valore della contaminazione sana, il valore della lettura, credo che davvero abbiamo raggiunto lo scopo. Giulio Bino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori, grazie di essere stato con noi.